Apriamo la Bibbia, fratelli e sorelle, nella lettera agli Ebrei e leggiamo insieme dal capitolo 10 dell'Epistola agli Ebrei, i versetti dal 19 al 25. Ebrei 10, dal versetto 19 al versetto 25. Anche se poi mi soffermerò in particolar modo sul contenuto dei versetti 24 e 25. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. La prima cosa che si fa quando si torna a incontrarsi è appunto l'appello. E l'appello serve a verificare chi sia presente e chi sia assente. Noi abbiamo avuto la possibilità di tornare, di accostarci, di entrare nel luogo santissimo, che non è questo luogo, ma è il luogo della presenza di Dio, il luogo dove si riunisce la Chiesa. E oggi ho il desiderio in qualche modo di fare appunto l'appello. Questo è il messaggio di oggi, è un po' l'appello per gli assenti e per i presenti. I versetti che ho letto sono ben conosciuti, vengono citati molto spesso. Qualcuno potrebbe pensare, magari questo non è un testo appropriato per la domenica in cui si torna a incontrarsi. Non è il testo appropriato in un giorno in cui dopo 10 domeniche in cui non c'è nessuno, parlare di non abbandonare la comune adunanza. Però io credo che invece abbia molto da insegnarci e ho ritenuto che sarebbe stato opportuno portarvi a pascolare proprio qui questa mattina. Si potrebbe dire, ma questa mattina il pastore vuole parlare agli assenti, e parlare agli assenti è una vigliaccheria, è una maleducazione, magari perfino inutile, dannoso, perché chi non c'è non ascolta e chi è presente ne rimane afflitto. Però voglio correre questo rischio questa mattina. Sono infatti convinto che oltre agli assenti, in ciascuno di noi, anche se siamo presenti, e non soltanto stamattina, dopo 10 domeniche che non siamo stati riuniti insieme, ma in ogni momento e in ogni circostanza si può essere almeno in parte assenti. Ci può essere un certo grado di assenteismo con la mente, anche se il cuore anche se il corpo è presente. Quindi prima di tutto vi voglio parlare di assenti famosi nella storia biblica, e dovrei partire prima di tutto da Adamo, perché il primo ad assentarsi a un incontro con Dio è stato proprio lui, dopo aver peccato,
Dio lo dovette cercare, Adamo non c'era, dove sei? Però voglio partire invece da un'altra persona, da un altro assente, che era uno dei suoi figli, Abele. Abele a un certo punto non ci fu più, il primo a venire a mancare, a scomparire, un brutto giorno fu assente perché era morto, era stato ucciso. Sappiamo bene la storia, il peccato era dilagato nell'umanità e suo fratello Caino, per invidia, per odio, con violenza lo strappò dalla terra dei viventi. Dio disse a Caino: dov'è tuo fratello? E noi conosciamo la risposta. Abele non c'è, Abele è stato ucciso, Abele è morto, avrebbe dovuto rispondere Caino. Ho pensato a quante persone dopo questa epidemia non hanno più potuto varcare le porte di una chiesa, perché non ci sono più, perché sono morte. E noi sappiamo che sono state uccise non da un altro uomo, ma sono state uccise da un virus, sono state, magari avevano, lo sappiamo, questo virus ha colpito le persone più deboli, più anziani, quelli che avevano altre patologie. Ma pensate a quante chiese oggi, che si torna a riunirsi insieme, non hanno più i loro pastori, sono morti dei pastori in questa epidemia. Mancano degli anziani, dei diaconi, dei membri di chiesa, delle persone che normalmente erano sempre presenti, spesse volte perfino più presenti di tanti altri. E oggi non ci sono, penso anche a tante persone che hanno lottato duramente con la malattia e grazie a Dio e anche alle cure mediche ce l'hanno fatta. Noi, se non siamo assenti, è perché siamo in un certo senso sopravvissuti e dobbiamo ringraziare Dio che ci ha liberati dalla malattia e dalla morte. Siamo stati liberati questa volta. Però, fratelli, sorelle, non prendetevela a male. Ci sarà un giorno in cui noi stessi saremo assenti dal luogo dell'adorazione. Si dice che la morte cerca semplicemente le sue occasioni. Ed è così. Oggi noi siamo qui, domani dove saremo? E la prima riflessione è appunto la potenza della morte che strappa esseri umani dalla terra, li strappa dalla loro famiglia, li strappa dai loro cari, li strappa dai loro affetti, dalle loro abitudini e impoverisce in un certo senso la terra, perché tutta questa gente che è andata via, una generazione di anziani, spesse volte è andata via la memoria, una grande ricchezza. Non dovremmo noi, come Gesù davanti alla tomba di Lazzaro, piangere perché la morte è ancora così presente in questo mondo? Non dovrebbe quello che è accaduto, al di là della gioia che di noi che siamo sopravvissuti, farci riflettere sulla tristezza di questa vita, se in questa vita non abbiamo una speranza che va ben oltre? Ci sarà un momento in cui io non salirò più sul pulpito, ci sarà un momento in cui io non mi siederò più su una sedia di una chiesa, ci sarà un tempo in cui le mie spoglie mortali saranno deposte in una bara. È solo questione di tempo, ma questa è la strada di ciascuno di noi. Un giorno si dirà, come si è detto di Abele: dov'è tuo fratello? E si dovrà dire: non c'è.
Davide era stato invitato a cena da Saulo e una sera non si presentò. Vi sapete la storia in Prima Samuele 20, al capitolo 20, che Saul aveva intenzione di uccidere Davide, ma Davide l'aveva capito. E quella sera fu assente, non ci fu. Perché fu assente? Perché aveva paura di essere ucciso dal re. Ora, quello che in quel caso poteva essere legittimo, certamente Davide fuggì e fu assente dalla cena di Saul per salvarsi la vita, e lasciate che io lo usi per mettere in guardia tutti voi affinché la vostra vita non sia mai diretta dalla paura. La paura è un sentimento che è utile. La paura serve a salvarci la vita. Noi abbiamo paura, e quando abbiamo paura succedono dei cambiamenti nel nostro corpo, i nostri muscoli si mettono in movimento proprio perché dobbiamo salvarci la vita. Chi non ha paura, chi è temerario, generalmente fa presto una brutta fine. Ma c'è un pericolo, che è quello di avere una vita che è diretta dalla paura. Vi ricordate cosa ho detto domenica scorsa? Ho parlato di quell'uomo dall'unico talento. Che cosa risponde al suo Signore quando questi gli chiede conto della sua di quello che aveva ricevuto? Gli risponde: io ho avuto paura, io so che sei un uomo duro, che raccogli dove non hai seminato, eccetera. Ho avuto paura di investire il tuo, ho avuto paura di che magari avrei fatto qualche cattivo investimento e sarebbe potuto diminuire anziché aumentare, e ho scelto di vivere come se non avessi ricevuto nulla da te. La paura, se guida la nostra vita, se noi facciamo le cose per paura, perfino se veniamo in chiesa per paura, seppure preghiamo per paura, non è una buona motivazione, è una pessima motivazione. Noi dobbiamo vincere la paura peccaminosa, e la scrittura dice che è l'amore perfetto che caccia via la paura. L'amore perfetto è l'amore di Dio che caccia via le nostre paure, l'amore di Dio che ci ha dato Cristo Gesù, che toglie da noi qualunque occasione di avere timore del suo giudizio. Ma noi non dobbiamo avere neanche paura di perdere la nostra vita. Dobbiamo imparare a non essere attaccati alla nostra esistenza terrena. Permettetemi di dirvi questa cosa, di continuare su questo tema. Perché se in fondo ci lasciamo vincere da questo sentimento, noi non dovremmo fare proprio nulla. Le occasioni per morire non sono soltanto quelle di contrarre il virus, sono quelle di fare un incidente stradale, sono quelle di incontrarsi con un delinquente, sono mille occasioni. Qualche anni fa per televisione c'era mille modi per morire, raccontavano modi strani in cui la gente moriva. Ma è bello così. In questi giorni ho letto la storia di Cipriano da Cartagine. Vi ho scritto qualcosa nella mia lettera pastorale. Un personaggio vissuto, un uomo di Dio, un cristiano, un vescovo, vissuto nel terzo secolo. Terzo secolo era un tempo difficile, perché
fino al 313 i cristiani erano soggetti ad essere perseguitati e uccisi. Le persecuzioni dei cristiani in quell'epoca non è che erano estese sempre in tutto l'impero e non sempre erano tutte quante della stessa violenza, ma in quel periodo in cui visse Cipriano nel terzo secolo e in particolar modo a cavallo degli anni 250, intorno a quegli anni lui esercitò il ministero, successero delle cose terribili. Una fu la pestilenza, una pestilenza tremenda partita, se ricordo bene, dall'Etiopia, che fece devastazioni per tantissimi anni. Non è che duravano all'epoca uno, due o tre anni le pandemie, ecco, all'epoca duravano molto più a lungo, si parla di 1 milione di persone probabilmente che morirono a quell'epoca, che significava veramente tantissimo, perché la gente non era così tanta quanto ce ne sono adesso. Ma non solo la pandemia, Cipriano dovette combattere con tanti problemi. Ci fu prima la persecuzione di Decio, l'imperatore Decio, che ovviamente si pensava di incolpare i cristiani per tutti i guai che succedevano, e Decio disse: va bene, adesso dobbiamo sterminare questa peste, questi cristiani li dobbiamo uccidere, siccome sappiamo che loro non lo faranno mai, i veri cristiani non lo faranno, li costringiamo a sacrificare al genio dell'imperatore. Chi non lo farà, che cosa succederà? Gli saranno confiscati tutti i beni. Immaginatelo, voi avete lavorato una vita, avete delle terre, avete una casa, avete le vostre cose. Se tu non fai quel sacrificio, in fondo bruciare un po' di incenso, cos'è? Ti tolgono la casa, ti tolgono le proprietà, ma non sei più nessuno da un giorno all'altro. E se sei un vescovo, se sei un predicatore, se non lo fai, ti uccidono. Immaginatevi che devastazione ci fu in quel periodo nella Chiesa cristiana. Molti resistettero e persero tutto, ma tanti altri caddero e rinnegarono la fede, ebbero paura di perdere tutto. Altri ancora, i più furbacchioni, si procurarono dei documenti falsi per poter, non lo fecero, però pagando sotto banco si fecero scrivere dei libretti in modo che potessero dire: vabbè, l'ha fatto, però nella loro coscienza dicevano: però non l'abbiamo fatto. E non solo la persecuzione, non solo la pestilenza. Cipriano dovette anche affrontare lo scisma. Ci furono, quando passavano i problemi, i cristiani cominciavano a combattere l'uno contro l'altro, soprattutto per questa questione, perché passata la persecuzione, alcuni di quelli che avevano rinnegato la fede volevano ritornare indietro, e allora c'erano alcuni che dicevano: sì, li dobbiamo accogliere, altri dicevano: no, non li dobbiamo accogliere. C'erano i rigoristi e c'erano i buonisti. C'erano quelli che dicevano: no, dobbiamo accogliere soltanto in punto di morte. C'erano alcuni: no, mai, sono ormai caduti, hanno rinnegato il Signore, non c'è niente da fare. E la Chiesa si divise, un certo Novaziano, e dovette affrontare di nuovo il problema dello scisma e la miseria, perché la Chiesa, i veri cristiani, quelli che continuavano a essere presenti, erano impoveriti. Non avevano più nulla. E allora lui, che era un uomo che aveva dei mezzi, ha venduto tutto quanto quello che aveva per aiutare questi poveri, e l'importanza di sostenere i propri fratelli. E sapete come è andata a finire poi la vita di Cipriano? Che passata la prima persecuzione di Decio, ci fu un'altra persecuzione di Valeriano, e in questa persecuzione a Cipriano tagliarono la testa. Noi non sappiamo che cosa significa soffrire per la fede, eh? Fratelli, davvero, io la prima domenica che sono venuto qui,
nel non vedere nessuno di voi, non ho potuto fare a meno che mettermi a piangere. Il mio cuore era afflitto, avvilito. Finiva il culto, mi sedevo lì e sarei voluto sprofondare. Ma fratelli, che cosa sono queste nostre sofferenze? Confronto a quelle che i nostri fratelli hanno dovuto patire per sostenere la fede, cosa sono i nostri sacrifici? Cosa sono stati i nostri sacrifici in questi 2 mesi, confronto al sacrificio della vita che a volte il Signore ha chiesto e ancora oggi continua a chiedere a tanti. Perché vi sto dicendo queste cose? Perché noi non dobbiamo avere paura. Confidiamo in Dio, affidiamo la nostra vita nelle sue mani e quello che Dio vorrà della nostra vita. Prendiamo tutte le precauzioni del caso, non sto dicendo questo. Indossiamo le mascherine, laviamoci le mani col disinfettante, sanifichiamo gli ambienti, ma non lasciate che la vostra vita sia dominata dalla paura. E se qualcuno di noi si dovesse ammalare e morire, e potrebbe succedere, fratelli, la pandemia non è passata. Dobbiamo guardare bene a noi di quello che abbiamo promesso a Dio. Questo è un altro assente, c'è un altro assente, e sono un assente più famoso, è Tommaso. Tommaso è il discepolo assente nei momenti, in un giorno importante, era il giorno della risurrezione. Il giorno della risurrezione i discepoli erano là, anche loro, impauriti, no? Anche loro, chiusi, a porte chiuse, ma il Tommaso mancava. Perché non c'era Tommaso? Tommaso era un vero cristiano, era un vero credente. E quando io parlo di assenti, fratelli, non sto parlando di persone che sono necessariamente dei non credenti. A volte anche i veri credenti, quelli che amano il Signore, possono essere più o meno assenti. Assenti da una riunione, assenti con la loro mente, assenti con il loro cuore. Tommaso era assente, perché non c'era? Io credo che Tommaso, ne ho parlato più volte in passato, non fosse lì perché era sopraffatto dai propri sentimenti. Tommaso non era lì con i discepoli perché si era isolato, era triste, era scoraggiato, era avvilito, era... L'oggetto del suo amore, Cristo Gesù, non c'era più, era stato tolto via, era morto. E sebbene Gesù avesse parlato della sua risurrezione, Tommaso non ci credeva. Non ci credeva, tant'è vero che quando poi si presentò disse: no, no, se io non lo vedo, se io non metto il dito nel foro dei chiodi, la mano nel costato, non crederò. Quindi tristezza, scoraggiamento, avvilimento, incredulità facevano sì che Tommaso non fosse lì presente tra i discepoli. Era uno degli assenti, uno di quelli che aveva abbandonato la comune adunanza. Apparteneva ai veri discepoli di Cristo, quelli che sarebbero stati gli apostoli, ma non era con gli altri la sera del giorno della risurrezione. E facciamo un'applicazione: a volte ci possiamo lasciare sopraffare dai nostri sentimenti al punto da cadere in uno stato d'animo che ci impedisce di fare quello che dovremmo fare. Sono troppo triste, non posso pregare. Sono troppo distratto, penso a troppe cose, non posso leggere la Bibbia. Invece di combattere con questi sentimenti,
Invece di gridare a Dio perché ci tiri fuori da questo stato depressivo, di avvilimento, di scoraggiamento, sicuramente era questa la condizione di Tommaso, ci abbandoniamo ai nostri sentimenti e così siamo assenti. E a volte si può essere assenti in questo modo pur essendo presenti fisicamente, come quell'uomo o quella donna che non hanno più affetto e amore nei confronti del proprio coniuge, ma continuano a vivere nella stessa casa. C'è qualcuno qua tra di noi così afflitto da essere assente come Tommaso? C'è un'altra categoria di assenti. E qui ci spostiamo verso persone sulle quali io non credo che si possa essere molto certi che appartengono ai discepoli di Cristo. Perché, per esempio, Gesù ha parlato in una parabola, la parabola della grande cena, di invitati che quando erano stati invitati appunto a venire alla cena, cominciarono a presentare delle scuse davvero ridicole. Potete leggerlo, sapete dove si trova? Al capitolo 14 del Vangelo di Luca. Io ho comprato un terreno, lo devo andare a vedere, come se si potesse comprare un terreno senza averlo visto prima. E poi era una cena, la cena era il pranzo principale. Il termine lì che parla dell'invito era una cena, il pranzo era il pasto principale che si tiene di solito la sera. Ora si sa benissimo che di sera non è che vai a vedere le cose o a provare i buoi, per esempio, no? Cioè, ho comprato dei paio di quelli, li devo provare. Scuse ridicole che rivelano un altro problema che purtroppo potrebbe essere presente in qualcuno di noi. Quale? È una scala di valori disordinata. Interessi che non sono quelli giusti. Uno scambio di posto. Le cose che dovrebbero essere al primo posto stanno al secondo, al terzo, al quarto o all'ultimo posto. E così ci si assenta dalla presenza di Dio, dalla ricerca della sua faccia. Quali sono i nostri interessi? Qual è la nostra scala di valori? Quali sono le nostre priorità? Noi ci aspettiamo che molti ritornino ai soliti ritmi e alle solite cose, ma quale tragedia se ciò avverrà anche per noi? Come vi scrivevo nella mia lettera pastorale, questa epidemia è servita moltissimo a noi cristiani e servi di Dio, punto interrogativo. Questo lo diceva Cipriano, a noi è servita molto, ma noi dobbiamo porre a noi stessi questa domanda. E se è servita, che cosa ci è servita? Cosa abbiamo imparato? Cosa è cambiato in noi? In che cosa sarà il nostro modo? In che cosa cambierà il nostro modo di partecipare ai culti, di vivere la vita cristiana? Parlo per me, parlo per voi. In famiglia è cambiato qualcosa? Nell'organizzare le nostre serate è cambiato qualcosa? O aspettiamo disperatamente di tornare alla normalità per tornare a quelle cose che sappiamo bene che dovrebbero cambiare nella nostra vita? Nel libro dei Proverbi c'è un al capitolo 18 dice che chi si separa dagli altri cerca la propria soddisfazione e si irrita contro tutto ciò che è giusto. Queste persone che cercano soltanto la propria soddisfazione tendono ad assentarsi o a separarsi dagli altri. Può succedere in famiglia, può succedere nelle amicizie, può succedere in una chiesa, può succedere al lavoro. Io penso solo a me stesso e sono assente.
C'è un'ultima categoria di persone che sono assenti e sono i traditori. E queste persone qui appartengono a quella categoria, persone come Aitofel, vi ricordate quel consigliere di Davide che quando c'è la rivolta di Absalom va con il giovane Absalom e abbandona Davide. Giuda, non c'era neanche Giuda quella sera, per ragioni molto diverse rispetto a Tommaso. Giuda aveva tradito il Signore ed era andato ad uccidersi. Dema, che avendo amato il mondo mi ha lasciato, dirà l'Apostolo Paolo. Persone che tradiscono, che si alleano con l'avversario. Questi si allontanano e fanno una brutta fine, sopraffatti dalla loro cattiva coscienza. Perlomeno sappiamo di Aitofel e di Giuda che entrambi si impiccarono. Non sappiamo che fine abbia fatto Dema, ma immagino che non ha fatto una bella fine. Sopraffatti dalla cattiva coscienza, dal risentimento, dal desiderio di vendetta, questa gente non ha parte né ricordanza nel popolo del Signore. Possono anche essere persone eccellenti. Aitofel era un ottimo consigliere. Giuda era stato come tutti gli altri, non si era distinto né nel bene né nel male, ma era uno dei discepoli del Signore, è stato con lui per tutto il tempo del pellegrinaggio terreno di Gesù, del ministero terreno di Gesù. Dema era stato un collaboratore dell'Apostolo Paolo, era stato uno di quelli che avrà perfino predicato, aiutato, che era insieme a lui. Però possono essere anche persone eccellenti in molti aspetti, ma quello che conta è purtroppo la loro fine. Gesù ci dice: ricordatevi della moglie di Lot, persone che si voltano indietro e che rimangono impietrite. Questa è la parte negativa del messaggio. Ci sarebbe una parte positiva del messaggio che io non darò per intero perché il tempo mi verrebbe a mancare, però questo passo che ho letto non parla soltanto di assenti. Qui in questo passo, e vi invito a farne riflessione, ci dice la ragione per cui noi dobbiamo continuare a incontrarci e che cosa significa non abbandonare la comune adunanza. Non abbandonare la comune adunanza non significa venire qui la domenica o il mercoledì o tutte le volte che ci riuniamo. Avete letto il passo? Prima di dire non abbandonando la comune adunanza, lo scrittore dice: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Questo è il contrario di abbandonare la comune adunanza. Abbandonare la comune adunanza significa non essere presenti col corpo o col cuore, ma essere presenti, che è quello che ci interessa a noi, è molto più che essere qui, con le mascherine o senza mascherine, seduti a un metro di distanza l'uno dall'altro o a 50 centimetri l'uno dall'altro o a 2 metri l'uno dall'altro. Essere presenti qui significa prima di tutto fare attenzione gli uni agli altri. Questo termine fate attenzione significa letteralmente studiarci. Significa letteralmente comprenderci, impegnarci a comprenderci, a capirci, a conoscerci gli uni gli altri, osservarci gli uni gli altri, interessarci gli uni degli altri. Questo è il vero scopo della riunione della Chiesa. E noi ci incontriamo non semplicemente per stringerci le mani, che oggi manco quello si può fare, perciò se fosse questo sarebbe
inutile incontrarsi. Noi ci incontriamo perché ci guardiamo gli uni gli altri, ci dobbiamo imparare a conoscerci, a studiarci, a identificarci gli uni nei confronti degli altri, a cercarci gli uni gli altri, a approfondire l'amicizia gli uni verso gli altri, ad essere veramente quello che dobbiamo essere, cioè un corpo, un corpo. Lo scopo di incontrarsi non è quello della nostra personale soddisfazione. Noi non ci incontriamo perché ci fa star bene incontrarci, anche se incontrandoci stiamo meglio, diciamo la verità. Lo scopo di incontrarci deve essere cristocentrico, teocentrico. Perché ci incontriamo? Perché incontrandoci noi ci esortiamo gli uni gli altri all'amore, alle buone opere. Questo è lo scopo della vita della Chiesa. La Chiesa è un corpo di persone che fanno delle cose buone, che pensano agli altri. Quando noi pensiamo di dare da mangiare a chi non ha, o di venire incontro a delle altre persone, o anche ad aiutarci gli uni gli altri, a visitarci gli uni gli altri, a chiedere gli uni degli altri di che cosa hai bisogno, che cosa posso fare per te, come grazie a Dio è stato fatto da molti tra di voi in questi mesi. Ma questa è la vita della Chiesa, è la vita di un corpo vivo, è la vita di un organismo. Lo scopo di incontrarci è quello di esortarci all'amore, alle buone opere, che sono quelle cose che glorificano Dio più di ogni altra cosa. Io voglio essere chiaro con voi: noi crediamo che siamo salvati per grazia soltanto, mediante la fede soltanto. Non sono le opere che ci salvano, non sono le cose che noi facciamo che ci salvano. Tuttavia, se abbiamo la fede autentica, noi quando ci presenteremo davanti al Signore non presenteremo soltanto la fede. Fate attenzione a queste parole. Davanti al tribunale di Cristo saranno valutate non le nostre parole, ma le nostre opere. Le opere fatte in virtù della fede che abbiamo ricevuto in dono. E sono le opere quelle che dimostreranno la realtà della nostra fede. E riunirci insieme significa esortarci alle buone opere. Per questo non può esistere una chiesa su Zoom, non può esistere una chiesa in remoto, non può esistere una chiesa virtuale. La chiesa esiste soltanto quando ci si riunisce e la chiesa agisce insieme. Non possiamo parlare di una chiesa liquida, ma la chiesa è una realtà concreta, solida. Vi leggo questo e sto per concludere, non mi dilungherò molto. Uno scrittore italiano dello scorso secolo si chiamava Calvino, ma era Italo Calvino, non Giovanni Calvino. Ha scritto un'opera, un libro davvero interessante, si intitola Le città invisibili. E in questo libro racconta di un incontro immaginario di Marco Polo con il Gran Khan, insomma parla di queste conversazioni immaginarie in cui Marco Polo descrive varie città. Tra le varie città che Marco Polo descrive ce n'è una che si chiama Eutropia. E guardate come la descrive, dice così: i suoi abitanti, nel giorno in cui si sentono assalire dalla stanchezza e nessuno sopporta più il suo mestiere, i suoi parenti, la sua casa, la sua vita, i debiti, la gente da salutare o che saluta, decidono di spostarsi nella città vicina,
dove ognuno prenderà un altro mestiere, un'altra moglie, vedrà un altro paesaggio aprendo la finestra, passerà le sere in altri passatempi, in altre amicizie e in altre maldicenze. Non siamo in questo mondo, noi. La gente è così. A un certo punto si stanca e cambia moglie, cambia marito, cambia città, cambia chiesa, invece di affrontare le situazioni. Noi siamo un corpo e saremo efficaci soltanto nella misura in cui, più che disgregarci, tenderemo ad aggregarci. Questo distanziamento sociale, fratelli, potrebbe diventare un distanziamento emotivo, ma non deve essere così. Potrebbe diventare un distanziamento che ci impedisce di fare le nostre opere, perché magari abbiamo paura, abbiamo difficoltà, ma non deve essere così. Il nostro riunirci insieme non dovrà esaurirsi al stare nello stesso luogo, ma dobbiamo pensare che la vita della Chiesa è qualcosa di ben altro. E se questa pandemia e se questo stare lontani 10 settimane dalla Chiesa non ci avrà fatto riflettere in questi termini, e pensiamo che adesso, mascherine, non mascherine, vicini, lontani, possiamo ritornare come eravamo prima, noi abbiamo perso una grandissima opportunità. E Dio in questi giorni ci chiama a fare un salto di qualità. Tanto più che noi vediamo avvicinarsi il giorno. La vecchia riveduta dice il gran giorno. Il giorno, il giorno del Signore, il giorno di cui vi ho parlato nelle settimane scorse, il giorno del ritorno di Cristo, il giorno della risurrezione, il giorno dei nuovi cieli e nuova terra, il giorno del giudizio, il giorno in cui questa storia finirà e inizierà una nuova storia. Fratelli, sorelle, per amor di Dio, siate tra i presenti, presenti a voi stessi, presenti alla vita della Chiesa, presenti in questo mondo, perché questo mondo, sebbene noi siamo di passaggio, non è un luogo nel quale non abbiamo niente da fare. Abbiamo da fare tante cose, ma presenti. E impariamo a vivere la vita della comunità non in modo nostalgico, né in modo idealistico, ma in modo concreto. Non solo non abbandonando la comune adunanza, per nessuna ragione, ma imparando che qual è lo scopo del nostro riunirci insieme. Preghiamo. Signore Padre Celeste, noi ti ringraziamo perché alla fine di questo servizio possiamo riconoscere che la tua parola ci scruta, ci esamina, ci indirizza, ci istruisce, e ti preghiamo, Signore, che tu ci liberi da qualunque tendenza che ci spinge ad allontanarci da te, gli uni dagli altri, dalla Chiesa, dal luogo dell'incontro, ma soprattutto, Signore, ti supplichiamo che tu ci aiuti a vivere la comune adunanza nel senso in cui lo scrittore agli Ebrei ne ha parlato, per fare attenzione gli uni agli altri, per esortarci gli uni gli altri, per esortarci all'amore, alle buone opere, per incoraggiarci in vista del fatto che il giorno verrà. Ti ringraziamo, Signore, perché tu sei il nostro Dio, la nostra speranza, la nostra ricchezza e la nostra salvezza. Nel nome di Cristo. Amen.